Bella a tutti ragazzi, qui è Domeniamo, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati oggi con i pronostici per quanto riguarda la seconda giornata di questa Serie A 2017-2018. Vi informo che la prossima settimana non usciranno video con regolarità, dato che non sarò presente a casa, ma andrò in vacanza, però cercherò di far uscire video come Foot Draft e credo che domani uscirà i pronostici per quanto riguarda partite estere, qualche video come ci ha detto di Foot Draft e per quanto riguarda Spagna-Italia credo che riuscirò a pubblicare il pronostico il sabato o domenica. E per quanto riguarda invece il TGA, per la seconda giornata uscirà quando tornerò, quindi dopo di Italia-Spagna, insieme al pronostico di Italia-Spagna. Iniziamo con le partite. Si giocano due partite alle 18 oggi, Benevento-Bologna, a cui vi andrei a consigliare l'X. Benevento che anche con la Sampo fuori casa era partita bene, credo che in casa davanti ai propri tifosi alla prima, in Serie A davanti ai propri tifosi faccia bene, riesca a guantare il pareggio contro una squadra che comunque ambisce alla salvezza e non magari all'Europa. Genoa-Juventus, vi andrei a consigliare il 2, Genoa che rispetto a quel Genoa che ha battuto la Juventus l'anno scorso per 3-1 in casa è cambiata molto. E vi andrei a consigliare la vittoria della Juve che è davvero in grande forma. Alle 20:45 il big match Roma-Inter. Vi andrei a consigliare l'X. Roma che secondo me parte favorita, ma l'Inter con Perisic, Icardi potrebbe davvero fare male. E secondo me finirà 1-1, 2-2. Quindi non rischiate sicuramente il 2, potete rischiare l'1 al massimo. Domani alle ore 18 Torino-Sassuolo, vi andrei a consigliare l'1, secondo me è abbastanza facile. Torino che anche esso mi è sembrato in splendida forma, Sassuolo un po' sottotono anche nella prima contro il Genoa in casa 0-0, quindi sicuramente Toro favorito. Alle 20:45 il resto delle partite, cominciando da Chievo-Lazio. Lazio che non è partita bene con la SPAL, secondo me avrà il riscatto d'orgoglio e contro tutti i pronostici andrà a vincere fuori casa a Verona. Perché dico contro tutti i pronostici? Perché il Chievo parte bene ogni stagione, la Lazio parte sempre male, però secondo me questa Lazio è già in ottima forma nonostante la brutta prestazione con la SPAL. Fiorentina-Sampdoria, vi andrò a consigliare l'X, Sampdoria che secondo me partirà benissimo in questo campionato dopo la vittoria per 2-1 sul Benevento, Fiorentina invece che barcollerà e ci sarà, secondo me, ci saranno pochi gol, anche uno 0-0 potrebbe andare bene a tutte e due le squadre. Napoli-Atalanta, altro big match per quanto riguarda almeno le posizioni che abbiamo visto l'anno scorso in classifica, andrei a consigliare l'1 del Napoli, Atalanta che non mi è sembrata in buona forma, però comunque qualche grattacapo alla Roma l'ha creato anche se era in casa, quindi il Napoli in casa, secondo me, dopo le vittorie anche in Champions League, è favorita. Crotonella, se andrei a dire X, si accontenteranno di un pareggio dato che ancora non è aperta la lotta per la salvezza. Milan, Cagliari, ovviamente vi direi 1. Il Milan che reduce dall'Europa League, dalla vittoria in Europa League, sicuramente vorrà chiudere questa striscia positiva di partite con una vittoria. Spall'Udinese, vi andrei a consigliare addirittura l'X, Udinese che in casa è partita male col Chievo perdendo 2-1, Spal che invece è partita al contrario bene, pareggiando fuori casa con la Lazio che aveva già vinto la Supercoppa, quindi secondo me un X ci può stare anche per tutte e due le squadre. Questo video finisce qui, mi raccomando iscrivetevi, mettete like, bella!